Salve a tutti ragazzi, io sono un gamer a caso sul tubo e oggi siamo nella serie che vi ho detto sarà lo speciale per i 20 iscritti, ossia The Battlecat. Perché è una serie speciale per i 20 iscritti? Perché non è un idol game, ho sentito, ho fatto solo idol game su questo canale. Quindi The Battlecat comunque è un gioco che mi giocavo fino all'anno scorso, che è anche molto interessante, divertente ed è un po' come un gioco della Supercell, tipo un po' un Clash Royale ma con i gatti. Sì, lo so già come funziona, ve lo spiegherò io. Praticamente c'è la nostra base, questa qua, e la base nemica. Noi dobbiamo utilizzare le nostre truppe, che sono per la maggior parte gatti, per distruggere la base avversaria. Ok, per produrre gatti però c'è bisogno di soldi, e per guadagnare quei soldi dovete aspettare, si guadagnano da soli. Però se notate c'è un massimo di soldi, e qui in basso c'è il simbolo di un gatto che tipo sì. Voi lo cliccate quando avete abbastanza soldi, potete potenziare la velocità con cui vi dà i soldi e il massimo dei soldi guadagnati fino a livello 9. Dopo questo è il livello di tutorial, quindi è abbastanza facile. E ragazzi, vi voglio dire che se in questa parte sembra molto semplice, poi più avanti diventerà molto più complesso e interessante. Ovviamente state tranquilli. Sì, adesso abbiamo solo questi gattini di base, quindi li spammiamo. Ah, poi c'è anche il cannone del gatto che serve solo da difesa, però, che arriva fino a dove c'è questo simbolo qua, tracciato. Sì, è adesso un po' lento. Dobbiamo aspettare che i nostri gatti si mangiano i cani e la pietra di quella torre, va bene. Abbiamo quasi fatto. Non posso perdervi. Abbiamo un bel po' di gatti contro i cani. E tra l'altro ditemi se preferite i gatti o i cani. Ma a me piacciono entrambi, quindi. E ho un cane. E ho un gatto, quindi. Superior Kimichi, che cacchio è? Non ne ho idea. Ok, ci ha sbloccato tutto. Grazie del regalo giornaliero. 30 cibo per il gatto, grazie. Ok, questi ticket dorati servono per aprire le capsule dorate che vi possono dare leggendarie, Uber, sì, insomma, chiamate come volete. Cannot access the network. Sì, perché dove mi trovo adesso non c'ho connessione. Sono in un posto senza connessione, vabbè. Andiamo su upgrade, che possiamo potenziare il nostro gatto, oppure sbloccare il nuovo gatto che ci ha sbloccato, che è il Tank Cat, utilizzando l'XP. Ora possiamo prenderci anche uno di questi upgrade, ma faccio un upgrade nel gatto normale. E il Tank Cat ha una alta vita e si muove abbastanza lentamente e fa danno ad aria. Ha molta vita, è un tank. Quindi facciamo un nuovo livello, perché c'ha livelli sto gioco. Qua ci sono anche i boost unlock. No, vabbè. Mongolia, andiamo ad attaccare la Mongolia. Ok, molto bella. Riprendo, faccio un taglio e riprendo quando la battaglia sia un po' più interessante. Ok, il nemico ha tirato fuori una nuova truppa, che è un serpente, che sembra un po' più forte dei cani, ma noi l'abbiamo quasi sconfitto. Direi di aspettare per prendere un tank. Vai, mettiamo un tank, come potete vedere non si muove molto velocemente. Sì, però non va bene, abbiamo gatti, quindi sì. Get more money, lo so. L'ho già spiegato prima, gioco. È da un annetto che non mi gioco questo gioco. Ho anche cambiato telefono, sapete. Comunque abbiamo sconfitto la Mongolia, direi. Dai. Magari in questo video mi sa che riusciamo a fare magari 5 livelli, Forse.
adesso credo che riusciate a menzionare come sia. Mettiamo un tank, giusto per cambiare un po' i gatti che abbiamo. Taglio quando abbiamo finito. Ok, abbiamo vinto, abbiamo guadagnato 1300 punti XP. Devo usare qua sugli upgrade, ovviamente. Quindi direi di prendere un upgrade per il nostro tank cat. No, abbiamo preso troppo. Basta. Ok, quindi start. Andiamo a farci un altro livello, ragazzi. Andiamo in Cina. Quando la battaglia si fa interessante, ovviamente. Ok. Ok, ragazzi, quindi potete vedere che qua ho un paio di gatti normali, un paio di gatti tank e siamo arrivati alla fortezza della Cina, che è la muraglia cinese. Ma che simpatici questi creatori del gioco. Sì, quindi direi di continuare a spammare gatti e di vincere e di distruggere la Cina. Sì. Non c'è stata nessuna nuova truppa qua. Quindi non mi sembrava il caso di far, di far vedere tutta la battaglia, insomma. Sapete, livello abbastanza facile. Oh, c'è un gatto nuovo. E credo di sapere quale gatto sia. È un gatto figo. Sì, è il gatto con l'ascia. Lo portiamo a livello 2 perché tutti sono a livello 2 e andiamo. Non ho guardato le sue info, ma chi se ne frega d'altronde. Andiamo in Thailandia. Tutto, tutto, tutto. Ah, non so se l'avete notato, ma utilizzate energia per combattere. Alla faccia se costa, però, questo gatto. Costa 200. Tap, 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 tap. Questo video lo facciamo tutto solo perché è un gatto nuovo. Ah, piccola parentesi. No, non è che ogni tot livelli ottenete un gatto nuovo per ogni volta, no. È solo per i primi livelli perché avete bisogno di truppe nuove. Poi non ve li daranno più. Così, un tubo gratis. A facciolo. Dai, sarebbe troppo semplice il gioco, se no. Sì. Quindi mettiamo altri gatti. E divoriamo il cicone. Ok, potenziamo. Ora volendo possiamo. Abbiamo abbastanza soldi massimi per poter prendere il gatto con l'asso. Vabbè, taglierò fino a quando non lo farò. Oh, nuova truppa degli omini. Ok, ragazzi, ci siamo quasi. Bam! Guardatelo che bellino! È tipo un gatto normale, solo che ha una maschera, tipo una parte di metallo in testa e un'ascia. E tra l'altro i nemici si stanno avvicinando molto velocemente. Però è resistente, eh. Ok, dai, dai, dai. Il gatto con l'ascia non ha pietà. Ma dove? Cioè. Ha ucciso in due colpi un serpente. Ho mandato anche un gatto te. Sì, è morto. È morto il gatto con l'ascia. Tra l'altro vi spoilerò una piccola cosa. Questi gatti si possono evolvere, Vincono se li livellate abbastanza se evolvono. Un po' come i Pokémon, dai. Voglio altri gatti con l'ascia io. Dai, dai. Boom. Eccolo. Mandiamo anche un tank. Dai, siamo quasi arrivati. È un po' più lunghetta delle altre questa battaglia. Tra l'altro, il campo di battaglia adesso è ancora molto, è ancora un po' piccolino, se ci fate caso. Ma poi diventerà molto più grande. Perché ci, tra le truppe più rare, che si chiamano Super Uber Rail Rare, mi sembra. Sono veramente, ma veramente grandi, quindi non ci starebbero in questo spazietto piccolo. Upgrade intanto. Abbiamo qualcuno di nuovo? No. Però potenziamo la velocità con cui guadagniamo soldi, che è molto importante. Quindi andiamo in Cambogia. Ok, ho provato a farmare un po' di, a potenziare un po' i soldi senza piazzare nessuna truppa. E i nemici si
sono giusto un pelo avvicinati, eh. Abbiamo bisogno di un gatto, di più di gatti tank. Comunque questo gioco ha anche un art style veramente bello, comunque. Cioè, perché alla fine, se ci fate caso, i personaggi sembrano un po' base, dai. Sono letteralmente dei cerchi con delle orecchie a punta, con dei triangoli in testa e delle facce. Ok, mettiamo un gatto con l'ascia perché è bello. Poi mettiamo un... scusate, un gatto normale e un altro gatto, no, un gatto tank, un altro gatto normale, e dovremo distruggere la loro fortezza. Un altro gatto con l'ascia. Poi questo gioco più avanti diventa anche molto più strategico. Ripeto, siamo ancora all'inizio del gioco, quindi non aspettatevi chissà cosa da questo gioco per ora. I primi episodi saranno un po' noiosi. Però abbiamo sconfitto la Cambogia. E questo conclude il nostro primo episodio. Bello il nome del del tesoro. Di The Battle Cats. A meno che non ci sia un gatto nuovo. Che non c'è un gatto nuovo. Quindi spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao.